Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Riconoscere il ruolo degli enti locali nella gestione e nell'accoglienza dei profughi in termini di rappresentatività nei processi decisionali e disponibilità di risorse finanziarie. Con questo obiettivo si è tenuto un consiglio regionale aperto sull'agenda europea in tema di migrazione. Monica Cerutti, assessora regionale all'immigrazione, interviene sul ruolo dell'Unione Europea. Si gioca la propria credibilità dando gambe alla sua agenda sull'immigrazione, facendo sì che quindi vi sia un intento comune. In questo momento stiamo vedendo l'esperienza di corridoi umanitari, dovrebbe questa esperienza far sì che divenga politica europea. Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. I comuni spessissimo si ritrovano a gestire delle situazioni difficili con arrivi importanti e da qui la difficoltà di garantire una dignità di vita ma anche di lavoro e di occupazione ai propri cittadini e ai migranti. Molto probabilmente devono cambiare le regole. Io credo che la persona debba essere al centro di ogni azione politica. Raggiungere il 65% di differenziata e il 50% di riciclaggio, oltre alla riduzione della produzione di rifiuti entro il 2020, sono alcuni degli obiettivi del piano regionale rifiuti, la cui discussione è cominciata in consiglio regionale. Una carta di intenti che recepisce principi e valori del linguaggio di genere che si applicherà alle attività amministrative e di comunicazione del consiglio regionale. Il documento, intitolato Io parlo e non discrimino, è stato simbolicamente presentato nel giorno della festa della donna. Mauro Laus, presidente del consiglio regionale. Come presidente del consiglio regionale ho voluto che i direttori avessero tra gli obiettivi quello del modellare il linguaggio di genere negli atti amministrativi e nell'attività legislativa, e credo che sia non solo un punto di arrivo ma un punto di partenza. Si può discriminare anche con il linguaggio e noi questo non lo vogliamo. Silvia Giorcelli, Università degli Studi di Torino. Noi siamo quello che diciamo ma anche come lo diciamo, e quindi individuare un modo non sessista di parlare, di indicare uomini e donne, secondo noi è molto significativo, e questa carta invita a organizzare tutto il materiale burocratico dell'amministrazione in quest'ottica appunto non discriminatoria. Il Piemonte è la quinta regione in Italia per numero di imprese rosa. Le donne però continuano a non accedere a posizioni di vertice e sono impiegate nei settori meno produttivi. Sono alcuni dei dati emersi durante il seminario sul lavoro delle donne organizzato dalla Consulta Femminile Regionale. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.